Oggi parliamo di pestola genovese, una tra le salse italiane più conosciute al mondo, apprezzata in abbinamento con paste fresche quale trofie o trenette. Con Marco Rezzano, delegato AIS per la provincia di La Spezia, andiamo a scoprirne tutti i segreti. Quali sono gli ingredienti giusti, qual è la tecnica di realizzazione rigorosamente al mortaio e qual è il vino giusto da abbinarci. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Sapori d'Italia. Sì, siamo qui apposta dalla Ligurian, trasferta a Milano, oltre che per far conoscere i nostri vini, per presentare un po' il portabandiera della nostra regione, che è il pesto. È la salsa fredda più prodotta al mondo, più imitata al mondo, ma che solo noi Liguri abbiamo come nostro patrimonio, ci scorre un po' nel DNA. Allora, gli ingredienti sono l'aglio che in Liguria ha delle caratteristiche particolari e quindi tendenti al dolce, soprattutto l'aglio di Vessalico, che tra le altre cose è anche un presidio slow food. Poi formaggio di due nature, parmigiano reggiano, che arrivava in Liguria sulle vie del sale, quindi veniva portato nel vicino parmense il sale, l'olio, e si portava a casa il parmigiano e la farina, ovviamente, come in Piemonte e altre cose. E il pecorino che ha due origini: il pecorino che veniva prodotto sul posto in Liguria, o che arrivava dalla Sardegna, con i quali avevamo ovviamente uno scambio via mare naturale. Poi altro elemento importante sono i pinoli che la Liguria, dei quali la Liguria è ricchissima. Pini marittimi venivano proprio prodotti, c'era la cultura proprio di raccoglierli e di farne risorsa di queste cose, il sale che non ci mancava e l'olio come aggregante, come amalgamante, come solvente, che è un elemento fondamentale e imprescindibile di questa salsa. La preparazione è molto semplice, perché arriva da molto lontano, quindi già prima del Medioevo in Liguria c'era consuetudine di fare nel mortaio, perché l'origine proprio è di pestare. Nel pestare cosa significa? Significa non ossidare gli oli essenziali che circolano nelle vescicole delle foglie di basilico, quindi con dei movimenti armoniosi, rotatori, si va proprio a schiacciare il basilico e gli altri elementi nel mortaio, in modo da sprigionare il massimo degli aromi. È un po' il concetto di non uccidere un elemento vivo, che è il basilico, ma di ferirlo. Lo ferisci, e quindi quando poi sente il calore della pasta, questo grida tutto il suo aroma e ci dà un piacere che è incommensurabile. E diciamo che l'elemento primario del pesto è il basilico, ovviamente, quindi il basilico con il suo aroma, con la sua fragranza, che acquisisce soltanto in condizioni pedoclimatiche come le nostre, con sistemi di allevamento come i nostri in Liguria. Quindi gli aromi che poi sprigiona, foglioline piccole, gli aromi che poi sprigiona con i suoi oli essenziali, si avvicinano molto a sensazioni agrumate, a differenza di altri tipi di basilico prodotti in tutta Italia, in tutto il mondo, che magari virano di più verso sensazioni mentolate. Quindi caratterizza molto il nostro basilico questa salsa. Ma col pesto si possono fare un sacco di preparazioni. Intanto è buonissimo da solo, anche su dei crostini di pane, eccetera. Poi ovviamente la sua morte come condimento, essendo una salsa, pasta fresca, tagliatelle, lasagne, abbiamo detto, anche al forno, le trenette sicuramente, le trofie, e non ha i crosetti, che è un'altra pasta tipicamente ligure e che con il pesto trova una sua un'adeguata destinazione. Quindi è una salsa veramente versatile, e poi si può mangiare anche più semplicemente con pasta secca in genere, ecco, con le penne, con gli spaghetti, con altre cose, e va bene. Poi si lega molto bene all'aromaticità di alcuni nostri vini, quindi diventa anche un cavallo di battaglia
negli abbinamenti tra cibo e vino liguri. E qui dobbiamo accostarci all'aromaticità, l'aromaticità che i componenti del pesto sprigionano, quindi il basilico, quindi l'aglio, i pinoli, eccetera, eccetera. E in Liguria abbiamo soprattutto un vino che arriva dal ponente, che è il Pigato, che acquisisce proprio queste sensazioni tipiche di quel territorio, di quel contesto, di quel terroir, quindi la macchia mediterranea bassa, le erbe aromatiche. La cucina ligure è fatta di grande aromaticità, date proprio dall'aggiunta di erbe aromatiche, quindi la salvia, quindi il timo, la maggiorana, queste cose, e il basilico. E quindi il Pigato, che porta in sé come DNA questo corredo aromatico abbastanza intenso e percettibile, è il vino adeguato per essere abbinato con il pesto.